terzo anno consecutivo a Sassari in occasione della cavalcata. Si riunisce la commissione di valutazione dei pani di Sardegna. Quest'anno abbiamo avuto ancora una volta un paese del Campidano, quindi il Settimo San Pietro, con il suo pane Civragiu. È un pane a mollica di lunghissima tradizione, un pane agricolo molto diffuso in varie parti della Sardegna. Le caratteristiche del pane vincitore sono la fragranza, il gusto, un qualcosa che ti rimane nel palato, e poi la morbidezza e poi anche la durata nel tempo. È un pane che nell'arco della settimana non cambia quasi niente come qualità e come gusto. Beh, indubbiamente è una grossa soddisfazione sia personale che anche per la comunità di Settimo. Al secondo posto il gruppo folk Marianna De Sì di Masainas, un pane a mollica, in particolare la varietà il pane Civragiu. Al terzo posto il gruppo Sufurione di Nule, che ha presentato un pane Carasau. Tipico di Nule, fatto dalle nostre nonne, io lo faccio insieme a mia nonna, è un pane lavorato tutto a mano, dall'impasto alla sfoglia lavorata col mattarello, poi una lievitazione di 4-5 ore sui panni di cottone e canapa. Quest'anno il premio ha avuto una novità interessante, quindi una menzione particolare. Questa menzione è per un pane tipo focaccia che proviene da Villa Cidro, un pane condito con olio extravergine di oliva e olive, appunto. Le olive non sono trattate in nessun modo, cioè le olive sono state raccolte, denocciolate e cucinate, per cui hanno mantenuto la loro caratteristica amara. Quest'anno abbiamo avuto modo di degustare 32 pani di qualità eccelsa, molti pani provengono dalla provincia di Cagliari, sono pani a mollica. Abbiamo una piccola nota stonata e abbiamo notato una grande assenza dei pani importanti rappresentativi della Sardegna. Pochissimo pane Carasau, l'assenza totale del Zuzzicchi e tantissimi pani che arrivano dalla provincia di Cagliari.